Devo ringraziare innanzitutto il signor Vino che ci ha dato l'opportunità di un incontro informale, inatteso, in questo bellissimo ambiente serale dove i bresciani si radunano per passare momenti di gradevole compagnia e sono colpito da questa iniziativa che poi è nata dal signor Vino, che volendo conoscere la nostra realtà in quanto sponsor, in quanto appassionato di pallavolo, non posso che ringraziarlo dell'occasione che ci ha offerto per ritrovarci un po' tutti insieme dopo le fatiche sportive della settimana e del campionato. Diciamo che tutto nasce dal programma della Promobol, che è un programma di crescita, è un programma di scuola. Pertanto tutte le forze che compongono questo programma vanno valorizzate, non va dimenticato nessuno, per cui le ragazze innanzitutto, che sono giovani, che devono sacrificarsi, che anziché passare le serate ad aspettare di andare a dormire, vengono in palestra, fanno sport, si sacrificano, studiano. E poi tutto lo staff che le segue, che si sacrifica, che sacrifica molto tempo per questa attività, ed è obbligatorio valorizzare tutto quello che abbiamo nel nostro gruppo, perché la visibilità attira attenzione, il merito attira consensi, per cui noi cerchiamo il merito per quel che facciamo. Cerchiamo attenzione per avere consensi e speriamo che questa nostra iniziativa possa dare dei frutti sempre più soddisfacenti. La strada è buona, stiamo facendo dei campionati alla grande e questo è il miglior risultato per l'impegno che stiamo portando avanti, per i sacrifici che chiediamo a tutti. I risultati ci sono, cosa si vuole di più? Siamo soddisfatti, io per primo, però non ci fermiamo qua, vogliamo andare oltre. Sono il titolare in franchising dello store di Brescia, Signor Vino, che è un brand di Calzedonia, quindi è una catena ormai in espansione, siamo già a 17 negozi, quest'anno e l'anno prossimo si inizierà anche il discorso estero, quindi è un brand di una bella espansione. Io ormai è dal 2015 che sono nello store di Brescia, quindi sono super vaccinato, diciamo. Noi siamo un negozio di vini e con cucina, quindi siamo a tutti gli effetti un'enoteca, e facciamo pranzi, cene, aperitivi. Però ecco, diciamo che fondamentalmente a me piace dire che siamo un negozio di vini, visto che anche la mia passione per il vino, quindi metto prima del cibo, metto sempre il vino, ma non nascondo l'importanza comunque del discorso ristorazione, che non c'è da nascondere, alla gente ancora piace sedersi con un buon calice di vino e un buon piatto. Naturalmente la cosa che mi preme è il fatto di 100% italiano, nel senso che comunque abbiamo solo vini italiani e diamo anche come discorso food tutte delle cose tipiche italiane, quindi può essere dalla carbonara alla lasagna, tutte le cose della vecchia tradizione italiana. Tenevo tanto, con Luca ho avuto tempo di, già da tempo che cerchiamo di organizzarla, poi fare incastrare sempre un attimino tutti i nostri impegni non è mai facile, però ci tenevo particolarmente a conoscere un attimino chi come me ha creduto nella Promobol e in questo progetto, quindi sono molto contento di questa affluenza e comunque aver avuto la possibilità di conoscere da comunque lo sponsor principale della Sanitar e comunque anche tutti gli altri che hanno deciso di investire un po' di tempo e passione per questa cosa, assolutamente. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso dei risultati sportivi, siamo molto contenti di come siamo arrivati adesso. Abbiamo anche una squadra in Serie C che aveva l'obiettivo di fare un buon campionato, effettivamente lo stanno facendo, probabilmente per fare il salto di qualità e magari avere un obiettivo un po' più grande, che è sempre nel nostro cuore e nella nostra speranza, è quello magari di aggiungere delle
ragazze non tanto di qualità, perché secondo me le abbiamo, quanto di esperienze che possono dare un po' più di sicurezza al nostro gruppo di giovani, perché dobbiamo ricordare che le nostre ragazze massimo hanno 17 anni e stanno facendo dei risultati strepitosi a tutti i livelli.